benvenuti nella mia sorprendente casa. Accomodatevi, ho da narrarvi una storia che mi appartiene e che vi appartiene. La mia storia, come ben sapete, è millenaria, ma una cosa è certa, ho sempre accolto in seno con amore tutti i visitatori, conquistatori, turisti, indigeni e stranieri, incantati dalla mia bellezza persuasiva. Come? Non avete capito chi sono? Scusate, forse non mi sono presentata. Sono Napoli, per servirvi. Sì, proprio io. Ed è per questo che sono millenaria. Donne e uomini di grande spessore e cultura mi hanno arricchito, tra i quali il filosofo, storico, politico, critico, letterario e scrittore Benedetto Croce, vissuto tra le mie vie verso la fine dell'Ottocento e inizi del Novecento. Ancora oggi, se alzate lo sguardo, troverete una targa con il suo nome. Ma torniamo alla nostra storia. Qualche secolo fa, mi chiamavano la Napoli gentile ed un gran fermento di pensiero politico e religioso regnava nei miei salotti. Questa storia ha inizio una domenica di Quaresima del 1536, ma sarà il mio figlio Croce che vi guiderà con parole di certo più appropriate. Eccoci a Napoli, muovendo dall'odierno Corso Umberto o rettifilo. Lo spettatore che voglia immaginare in qualche modo la scena in cui essa si svolse, prenda con me la strada che costeggia gli edifici universitari e che, quantunque nuova, imita nel suo tracciato ondulato la vecchia, a cui si è sostituita e ne serve il vecchio nome popolare di via Mezzocannone. Era detta così per una fontana, ora rimossa e forse distrutta, che gettava acqua da una cannuola di bronzo e aveva una statua di Re Ferrante di Aragona. Risalendo la strada, il breve vicolo a sinistra, rampe di San Giovanni Maggiore, mena una gradinata su cui si erge la chiesa San Giovanni Maggiore. In quella Quaresima del 1536, mentre già da più mesi dimorava in Napoli l'imperatore Carlo V, reduce dalla vittoriosa spedizione di Tunisi, tra cerimonie e ogni sorta di festeggiamenti si risolvevano grossi affari politici. Nel regno di Napoli si stabiliva in forma rigida l'assolutismo spagnuolo. La più eletta società napoletana si accalcava nella chiesa di San Giovanni Maggiore a udirvi la parola di un cappuccino, venuto allora in grande fama in tutta Italia, Bernardino Ochino. È come gli uccelli del cielo che non si riposano mai se non nel nido, così noi cristiani, in questo aereo, in queste cose caduche e flussibili del mondo, momentanee e transitorie, non ci possiamo riposare né quietare se non nel nido della croce, cioè nel costato di Cristo, in fede viva e carità infiammata, dispregiando tutte le cose che sono sotto il cielo. E dirò questa parola, che Dio non accetta il tuo amore, i tuoi sacrifici, se tu lo amassi con maggiore e con più acceso amore che non amò Maria Maddalena, e che con tutte le perfezioni brevemente della carità tu lo amassi, non amando il prossimo per amor suo, e non lo soccorrendo, e aiutando nei suoi bisogni con cordiale amore di Cristo, non gli è grato niente. Codesto frate mi rallegra il cuore e lo spirito. Non ti confidare adunque, cristiano mio, in te, nelle tue forze e opere, non in ricchezze, non in figliuoli né in amici, ma tutto elevato sopra di te riposati per confidenza viva e salda in Gesù Cristo dolce. Ti prego adunque, o peccato,
peccatore, per la natività di Cristo, per il preziosissimo sangue sparso per nostro amore e per la sua sepoltura. Vittoria, etwas Haltung, bitte. Lo voglia amare nei poverini membri suoi e in quelli conoscerlo e mostrargli il tuo amore. E in lui onere ogni tua speranza, confidandoti in quello solido, stabile e infinito bene, non nei tuoi meriti né nelle tue opere, e confidandoti l'ami con fervente carità e viva fede, operando opere degne del suo amore. Non aver timore, figliolo, a breve il nostro imperatore ci riceverà. Sarà mio orgoglio averti al fianco del nostro amato imperatore. Padre, ma... Silenzio, vedrai. E come non ci ha donato tutto con Cristo, in modo che non solo siamo innocenti con l'innocenza propria, perché senza peccati, da poi che Cristo li ha presi per suoi e satisfatto, ma anche perché ci ha donato l'innocenza sua, tal che giustificati per Cristo possiamo comparire innanzi a Dio con quella faccia e sicurtà come se mai avessero peccato. Ne è bastato tutto questo a Cristo, che per giustificarci in più perfetto modo non solo ci ha donato la sua purissima innocenza, ma ciò possiamo sicuramente comparire senza peccati innanzi a Dio e senza timore d'aver mai a essere improperati di peccato alcuno. Imo ci ha anche donato tutte le sue virtù, giustizie, meriti, doni e grazie. A ciò possiamo comparire ricchissimi e ornatissimi, tanto più quanto che con maggior fede abbracciamo Cristo per nostro. Signore, ho da chiedervi questioni di massima importanza. Vi prego di trattenervi, finita la predica. Signora, sono ai vostri umili comandi. E che bisogna più dire? I giustificati hanno lo spirito di Cristo, e il quale vive in essi, onde Paolo, vivo non già io, ma in me vive Cristo, tal che il giustificato può stare innanzi al tribunale della giustizia di Dio con quell'ardita faccia che Cristo, essendo suo membro, non farà chi ardisca di accusare gli eletti di Dio, sì come Paolo scrisse alle Roma. Si sono vestiti di Cristo con la sua innocenza e virtù, sì come Jacopo fu benedetto sotto la veste di Esaù, così essi, sotto l'innocenza e santità di Cristo, figliolo di Dio, al quale sia sempre onore e gloria. Amen. Da una predica di Bernardino Uchino, frate senese, un giorno di quella quaresima del 1536, uscivano insieme, scambiandosi impressioni e pensieri, Juan de Valdés, un cavaliere spagnolo, e una dama italiana, Giulia Gonzaga, contessa di Fondi. Giulia Gonzaga, gran nome in Italia per la sua bellezza, a cui dava risalto l'alto grado sociale, per la purezza immacolata del costume, per la viva e pronta intelligenza e per la grazia di conversare. La simpatia universale la avvolgeva e la carezzava, ed ella era una creatura prediletta del generale sentimento italiano. Fulgevano sulla sua fronte, più di tutte le altre ghirlande offertele dai poeti, i quattro versi che le aveva di recente dedicati Ludovico Ariosto nell'ultima edizione del Furioso del 1532. Giulia Gonzaga,
che dovunque il piede volge e dovunque i sereni occhi gira, non pur ogni altra di beltà le cede, ma come scesa dal ciel dea l'ammira. Juan de Valdés era allora sui 40 anni o poco più. Per rivareggere, scrisse uno che assai lo amò, il buon Fandio, con una particella dell'anima il corpo suo debole e macro, mentre il suo intelletto, quasi come fuori dal corpo del corpo, stava sempre assorto nella contemplazione delle verità e delle cose divine. Dite, signora, liberamente tutto quello che volete di me, e potete essere certa che tutto quello che potrò e saprò spenderòlo in vostro servizio sempre. Con questa confidenza sono entrata con voi in questo ragionamento, sopra del quale primieramente voglio che voi diciate donde credete che nasca la confusione, dubbio e perplessità che già da tanto tempo sento nell'animo mio, e se credete che si possa rimediare e che mezzo si potrebbe tenere per ciò. E detto questo, mi direte intorno alla contraddizione che m'è nata, da poi che intendo queste prediche, se sarebbe possibile per alcuna via acquetarla, o per accordo, o veramente per contesa. Perché in nessuna maniera è possibile poter durare tanto in questa tempesta d'affetti, d'appetiti, di immaginazioni e di diversità di volontà. E non voglio che perdiate tempo in scusarvi con le solite, per non dire finte, umiliatidi, che in tanto caso molte volte si sogliono usare. Anzi, senza più pensare, subito darò principio. Niente di meno vorrei che voi mi prometteste una cosa. Che cosa? Che se io vi faccio capace della verità donde procedono la vostra confusione, la inquietudine e la contraddizione, e vi mostro la via per la quale vi potrete liberare dell'una e dell'altra, mi diate la fede vostra e parola che camminerete per quella. Se così fossi io certa che voi farete ciò che mi dite, così come sono certa che in tal caso io farò ciò che mi dimandate, già incomincerei ad acquetarmi. E il loro discorso, facendosi sempre più importante e grave per entrambi, proseguì nella casa della dama. Molta perfezione è codesta nella quale mi volete porre. Quando bene vi volessi io porre in questa perfezione, non varrebbe da parere molto. Con questo voi mi date la vita, benché, per dirvi il vero, mi preme molto d'avere da abbandonare alcune conversazioni, con le quali a tempo piglio alcuno poco di piacere, e alcune cose curiose con le quali passo il mio tempo. Perché tengo timore che se io lascio queste cose, cadrò in alcun umore malinconico che mi farà vivere in continua insipidezza. Manco voglio essere tanto rigoroso che vi dimandi che le lasciate tutte così in un tratto. Bene saria che le lasciaste e crediate a me, signora, come andate pigliando gusto e sapore nelle cose di Dio, andrete tenendo per amare cose nelle quali ora trovate piacere e dilettazione. Infine, io bene veggio che v'andate accomodando alla mia debilità per non disperarmi. Parvi che io vi faccia male? Anzi, mi pare che questo è il meglio che facciate. Gli chiesi, infine, due parole sulla libertà cristiana, ed egli mi rispose: sappiate, signora, che la libertà cristiana è una cosa che, per molto che si ragioni e per bene che si pratichi, non si può giammai intendere se non per esperienza, di maniera che tanto saprete di lei quanto sperimenterete nell'anima vostra, e niente più. La conversazione, iniziatasi in quel giorno all'uscire della chiesa con la dama che gli era stata compagna nell'ascoltare appassionatamente le parole del frate, forse non fu la prima che corse fra i due sul delicato soggetto, ma certamente segnò il momento supremo e risolutivo della crisi,
e perciò raccolse e rappresentò nel loro ricordo le altre tutte, precedenti e seguenti. In quegli anni gentili e di gran fervore, ed esattamente tra il 1506 e il 1542, una santa donna spagnola, Maria Locke, naturalizzata con il nome di Maria Lorenza Longo, portò grande innovazione nella medicina, salvò molte vite umane e fondò l'ospedale Santa Maria del Popolo degli Incurabili. Incontriamo Maria Longo che parla di sé ad una sua aiutante in una pausa durante le lunghe giornate di lavoro nell'ospedale di San Nicola, presso il Castelnuovo. Sono nata nella terra di Spagna nel 1463, al secolo Maria Lorenza Richenza, che mi diede i natali era di stirpe nobile e ricca. Ben per questo fu data in sposa alla giovane età di 15 anni al gran cancelliere del regno di Spagna Giovanni Longo. Nel 1506 seguì, come una brava e onesta moglie deve fare, il gran cancelliere nel vicereame di Napoli. Signora, continuate a raccontare della vostra vita, che io possa dalle vostre parole trarre vantaggio per il corpo e per lo spirito. Ci furono anni di sofferenza e infermità. Quale male vi faceva sì soffrire tanto da tenervi immobile? È passato assai tempo. Era l'epoca delle feste da ballo nella mia terra natia, quando una serva, non so per qual vendetta, mi somministrò un veleno potente che resomi inferma, mi allontanò dal frequentare chi che sia. Signora, ora io ben veggio la vostra forza. Com'è possibile codesta cosa? Amica cara, Iddio mi fece la grazia. Nell'anno del Signore 1517 mi recai alla Santa Casa di Loreto. Iddio ascoltò le mie preghiere e per la grazia ricevuta feci voto di dedicare il resto della mia esistenza alla cura degli infermi. Ma ora abbandoniamo le parole ed andiamo ad operare con azioni. Chi soffre ha ben più bisogno. Il vostro sguardo si perde all'orizzonte. Quale pensiero oscura il vostro cuore? Quando decisi di prestare servizio all'ospedale di San Nicola, ero certa di appagare il mio desiderio di aiutare coloro che hanno bisogno. Ma vedete bene anche voi che per mancanza di spazio a quanti dobbiamo negare il nostro servizio. Ma non vi dovete rattristare, proprio voi, signora, che già donate tutta la vostra vita per il prossimo. Siete buona, amica cara, ma il mio cuore non si sazia. Ho intenzione di realizzare un nuovo ospedale che possa accogliere soprattutto donne di qualsiasi condizione economica, nobile o plebea. Oggi stesso scriverò al Vescovo di Chieti e ai miei cari amici notabili, sensibili alle miserie umane. E quando avrò realizzato il nuovo ospedale, vorrei che al suo ingresso ci fosse la scritta: qualsiasi donna, ricca o povera, nobile o plebea, indigena o straniera, purché incinta, bussi e le sarà aperto. Non ho parole per descrivere il vostro animo gentile. Starvi accanto ed ascoltare i vostri pensieri mi rallegra lo spirito. Vorrei che il tempo si fermasse. Ci saranno altri giorni e altre ore per conversare. Ora andate, il nostro dovere ci aspetta. Ancor di più rallegrerete e sazierete la vostra anima
operando in buone azioni. Signora. Maria Lorenza Longo così gettava le fondamenta dell'ospedale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili, che inaugurò il 23 marzo 1522, grazie al sostegno economico di numerosi nobili. Del resto, molti affidavano a lei i loro peccati, come ci descrive Mattia Sassalò nella Storia Cappuccina. E ricevé la profonda intelligenza dalle divine scritture, tanto che gli uomini letterati imparavano da lei alti sensi e segreti, rimanendo stupiti dal gran lume il quale ella da Dio aveva ricevuto. E le persone che stavano in peccato, venendo a lei per l'efficienza delle sue esortazioni, si partivano convertite ed andavano per consiglio gran personaggi a lei. Maria Lorenza Longo fu rettora dell'ospedale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili per 10 lunghi anni. Nel 1533, dopo l'arrivo dei chierici regolari teatini a Napoli, la Longo scelse come suo confessore Gaetano di Thiene, grazie al quale maturò l'idea di abbandonare la direzione dell'ospedale per diventare una monaca di clausura. Sor Andreina! Sor Andreina, avete veduto la nostra madre superiora? No, sorella, non l'ho veduta. Ero venuta nel chiostro per cercarla. Sono certa che presto verrà qua, come sua consuetudine. Vi ringrazio. Posso farvi una domanda? Certamente, parlate. Da dove venite? Qual è la vostra terra d'origine? Come siete giunta nel regno di Napoli? Non avete mai fatto favella sulle vostre origini. Perdonate la mia curiosità, sempre se la cosa non vi dia disturbo. Quale disturbo? Sono lieta di raccontarvi le mie origini. Sono nativa della città di Genova. Il mio quartiere viene chiamato il Molo Vecchio. Dalla mia casa, vicino al porto, ho sempre sentito il profumo del mare. Molte sono state le avventure e le vicissitudini che mi hanno portato a Napoli e che ho amato non appena sbarcata. Sin da subito mi è parso naturale scegliere come terra adottiva questa città, così diversa eppure così simile alla mia amata Genova. Sapete, quando il vento soffia forte, riesco a percepire il profumo del mare. Così chiudo gli occhi e ricordo quando ero una bambina e sognavo un grande futuro. Ma sta arrivando la madre superiora! Grazie, grazie per aver placato la mia curiosità. Madre, quale lieta novella ci portate? Care consorelle, mi è giunta ora la lieta notizia che il nostro amato pontefice, in data 30 aprile dell'anno del Signore 1536, ha concesso con la bolla Alias Nos di elevare il numero di sorelle a 33, come gli anni di nostro Signore Gesù Cristo. Molte peccatrici come noi chiedono di poter entrare in convento. Potrete così accoglierle fra le vostre braccia per una nuova vita. Potrete salvarle così come avete fatto con noi. La strada e la malattia avevano oscurato l'anima ed il corpo. Voi, madre, avete guarito e salvato sia l'una che l'altro. Dicon bene le nostre sorelle. Quale gioia poter accogliere al convento delle novelle e voi poter dar loro la pace dell'anima. Suora Elisabetta, vi accordo la gioia per l'accoglienza, ma sorelle care, non io ho guarito nella vostra anima, nel vostro corpo. Il vostro pentimento ha portato luce all'oscurità. Nostro Signore ha concesso a voi, come a me, la grazia di una nuova vita. Ed ora
Rientriamo, la preghiera ci aspetta. Lasciamo la abbadessa con le sue sorelle. Maria Lorenza Longo, dopo un collasso nel 1539, abbandonò la carica di abbadessa che ricopriva dalla fondazione. Morì nel 1542. Qualche anno più tardi, ed esattamente durante la Quaresima del 1547, i miei figli iniziarono una rivolta che durò molti mesi. Ahimè, molti giovani morirono. Incontriamo Tommaso Agnello da Sorrento, detto Masaniello, da non confondere con Tommaso Agnello d'Amalfi, vissuto 100 anni dopo, nell'atto di strappare dalla porta del Duomo l'editto con le nuove regole comportamentali firmate dal viceré Don Pedro da Toledo. Traigo notizie. No, entiendo. Che notizie mi portate? Vostra Altezza, in tutta la città si diffondono queste teorie eretiche. Il proprio imperatore mi chiamò personalmente per assicurarsi che da Nadia e nel regno tiene contatto con persona sospetta o sospeciosa di eresia. Debemos hacerlo para proporcionar recursos efectivos para daños sin males si grandes y peligrosos. Come? No entiendo. Maldito. L'imperatore in persona si raccomandò di vigilare nel regno affinché non ci sia contatto con persona sospetta o con commercio di eresia. Bisogna seriamente provvedere contro questi mali così gravi e perigliosi. E che intendete fare, mio signore? Voglio pubblicare, hasta hoy, a las puertas de la catedral, nuevas normas religiosas y morales. La cuaresma de este año del Señor 1547 será recordada. ¿Y vosotros? ¿Cómo? No entiendo. Escúchame. Oggi stesso farò pubblicare delle nuove norme religiose e morali alle porte del Duomo. La quaresima di questo anno del Signor 1547 sarà ricordata. Andate! Ai vostri ordini, Altezza. Hey! Come! Napolo! E che è sta storia? E il signor spagnolo, papo pignolo, ci serve questa pezza! E tu? Che fai? Vai fuori, ma ti dai fegare l'annacco con me zoccolo! E beh, quando è per dire che sono Masaniello a Sorrento, che è solo con te! Don Pedro, dovete scappare, vi stanno cercando. Calmate, capitano, lo corriere alcuna vez. Non intendo. Calmatevi, capitano, cosa sta mai accadendo? Dopo aver seguito i vostri ordini, un certo Tommaso Agnello da Sorrento, detto Masaniello, ha steppato l'editto dalla Sacra Porta e ha incitato il popolo alla rivolta. Prontamente le vostre guardie l'hanno catturato e arrestato. Bien hecho. Come? Ben fatto. Una moltitudine di persone, nobili e plebee, vi stanno cercando per farvi liberare immantinente e ribelle. Con che atrevimento? Il ribelde deve essere severamente castigato. Volete capire che non vi capisco? Bestia! Il ribelle deve essere severamente punito! Don Pedro, ai vostri comandi! La storia ci racconta che Masaniello fu liberato, l'editto dimenticato, sino alla morte di Don Pedro da Toledo. La nostra storia, che ha avuto inizio una domenica di Quaresima del 1536, si conclude nel 1551 con l'ultima notte del nobile marchese di Vico Galeazzo Caracciolo, un calvinista italiano, come lo definisce lo stesso Croce. Il padre di Galeazzo Caracciolo aveva carattere assai diverso dal morigerato figlio. Colantonio era risoluto e rapido nell'acciuffare le occasioni, sempre al fine dell'ingrandimento della sua casa. Rapì la ricca cuginetta e, senza aspettare consentimento dei parenti né dispensa del Papa, se la sposò. Gli piacque
tra le altre splendidezze, quella dell'edificare e, in primo luogo, menò a termine, con lavori proseguiti per più decenni, la cappella gentilizia che suo padre aveva appena incominciata e che ancora si vede nella chiesa di San Giovanni a Carbonara. Con Antonio Caracciolo aveva avuto 3 figlie e un sol maschio, natogli nel 1517, Galeazzo, nel quale si raccolsero i suoi sogni ambiziosi e le sue speranze. Nella primavera del 1536, Colantonio, avvalendosi del favore e della benevolenza che gli largiva l'imperatore Carlo V, gli raccomandò il figlio poco più che diciottenne affinché lo prendesse nella sua corte. Il giovane Galeazzo non era letterato o amante della letteratura, ma era un animo serio e delicato, bramoso di sincerità e bisognoso di interiorità, di raccogliersi in se stesso e interrogarsi nel profondo e comportarsi di conseguenza. Signora, cosa avete questa mano? Il vostro volto è incupito e non avete proferito parola. All'alba di domani il mio amato consorte partirà. Come sua consuetudine lo tengono a corte. Perché siete preoccupata? Capisco, la lontananza di giorni è dolorosa, ma precede sempre un lieto rientro. Il mio cuore è triste, come se dovesse succedere qualcosa di terribile e oscuro. Leggo nel volto del mio amato cupezza e angoscia, e quando mi appresto a dimandargli spiegazioni, mi sorride e bacia teneramente. Cosa volete che accada? Vostro marito vi ama, vi stima. Vedrete, i giorni passeranno in fretta, ed io sarò qui al vostro fianco ad alleviare il vostro dolore. Siete una buona e fedele amica. E vorrei con tutto il cuore che voi aveste ragione. Vostro marito sta per rientrare. Levate dal volto quell'espressione oscura e accoglietelo con un sorriso. Proverò ad ascoltare il vostro generoso consiglio. Voglio che questa giornata sia piena di gioia e di amore, così che io possa serbare un bel ricordo nei giorni di solitudine. Ricordo ancora che ne colloqui con l'amico Gianfrancesco Loa. Egli mi disse le prime parole intorno a un più alto fine della vita, che non fossero le fortune alla corte imperiale, le feste e i divertimenti della società aristocratica napoletana. Ricordo come fu un colpo di fulmine la predica di Pietro Vermigli, uomo di grande dottrina e di santa vita. Risuonano nella mia mente le sue parole di commiato dette ai fratelli. Se fossi rimasto, mi bisognava al certo o predicare contro il vero, il che mai non l'avrei fatto, ovvero sarei incappato nelle mani di persecutori dell'Evangelio, ed avendomi Dio aperta la via allo scampo dell'uno e l'altro inconveniente, non l'ho voluto tentare con il rimanere tra voi. E in quest'ultima notte, come non ripensare a mio padre? Ai suoi rinfacci, rimbrotti e richiami all'obbedienza. Questa mia consorte, la quale così amorevolmente mi trattiene, mi accarezza e quietamente riposa nel mio seno, non sa quali sono i miei pensieri e le mie deliberazioni, di cui a poco tempo la lascerò, privandomi di lei e della sua dolce e grata compagnia, non per un tempo come altre volte per andare a corte, ma per sempre. Tuttavia, pur straziato nello strappo, non ho dubbi dentro di me, e limpido e ineluttabile appare ai miei occhi il dover mio. Mio amato, sei partito solo da poche ore ed io sento un vuoto incolmabile. Il tuo ultimo forte abbraccio ancor più ha avuto sapore di un addio. Nella speranza che i miei dubbi non diventino certezze, proverò ad aspettarti con serenità. Sarò festale del nostro focolare, veglierò con amore sui nostri figli. Lasciamo Vittoria Carafa nella sua vana speranza. Queste sono piccole grandi storie della mia millenaria vita.